Vorrei parlare di un cane, il mio cane. E non perché fosse il mio cane, cosa che non avrebbe alcuna rilevanza, ma perché la sua morte, ingiusta e prematura, solleva un problema serio, sentito da più parti, fonte di molte preoccupazioni. Presa in un canile quando aveva pochi mesi, si chiamava Attila e in poco tempo era diventata un gigante, una femmina di 70 kg, di rara bellezza e di rara intelligenza, ma soffriva di una patologia congenita, una fragilità muscolo-scheletrica aggravata proprio dalle sue dimensioni. Con le cure veterinarie costanti, cospicue e puntuali, si era riusciti, tuttavia, a trovare un ottimo equilibrio e per 7 lunghi anni Attila ha condotto una vita pressoché normale. Giocava con il suo compagno, usciva regolarmente a passeggio, correva spensierata sulla spiaggia, si tuffava in mare. Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia. Poi nell'ultimo anno un lento declino, come se i farmaci non ottenessero più gli effetti di un tempo. Ha cominciato a zoppicare e a muoversi sempre di meno, alternando giornate di severa sedentarietà a giornate di moderata vivacità, alti e bassi, insomma. Ma anche questo era, tutto sommato, un buon equilibrio. Felici eravamo, felici, ma l'estate finiva e dovevo lasciarla. Ma una notte di agosto è precipitato tutto e Attila è morta in pochi giorni. Qualcuno ha ben pensato di festeggiare non si sa quale evento, improvvisando i fuochi d'artificio a due passi dal giardino dove viveva il cane. Con quel rumore assordante che faceva tremare le mura e i lapilli che finivano anche su di lei, Attila è stata colta dal panico e si è precipitata a ripararsi nella siepe di confine, sfondando con la sua mole possente rami e arbusti fittissimi. Peccato che abbia sfondato anche le sue ossa, le poche ossa sane su cui riposava quel fragile equilibrio motorio. E da quella notte non si è alzata mai più. La sguaiata superficialità di chi non si preoccupa delle conseguenze delle proprie azioni è valsa dunque la vita di un cane, il mio cane. Genera la mente mia, era dentro le foglie nel vento, dentro l'acqua nel sole sui monti anch'io, io le dormivo dentro. Quante foto con amore che m'avrà lasciato. Quando sono annunciati, che sia un capodanno, una festa patronale, una sagra, gli spettacoli pirotecnici si svolgono nel rispetto delle norme vigenti e danno modo di premunirsi, di proteggere gli animali e di metterli al riparo in una situazione confortevole. Quando si improvvisano, invece, abitudine pericolosa e diffusissima, eludono quasi sempre tutti i regolamenti, norme che individuano orari, luoghi ben precisi da destinare a questi eventi, soglie del rumore altrettanto ben precise da non superare in alcun modo. E possono costare la vita, perciò, di tante creature indifese. Ciao Attila, spero che la tua morte non sia stata inutile.